Tredicesimo giorno di navigazione. Non sempre il sole rallegra le nostre giornate. Oggi il cielo è cosparso di nuvole che si specchiano nell'affollata piscina, resa piacevole dall'insolita ombra. I bambini scorribandano sulla scaletta, tuffandosi ripetutamente. Le sdraie e i lettini sistemati intorno sono pieni di gente che legge, parla e sorseggia bibite colorate. Mi immergo nella vasca idromassaggio. Ho voglia di possenti schizzi che riattivino la mia circolazione, un po' assopita. Un signore, seduto vicino a me, gioca, calciando le bolle d'acqua e, non volendo, tocca il mio piede. Ci sorridiamo. Lui è dispiaciuto di questo incidente. Io lo rassicuro dicendogli che era solo una bolla un po' più grande. Iniziamo a parlare. Usciamo dall'acqua riproponendoci un incontro vestito a cena. Alle 20 lo trovo all'ingresso del ristorante, inchino e baciamano come usa nel suo modo di essere. Scegliamo un tavolo, mi fa accomodare, sembra stia guardando una statua. Al che, con il mio fare spontaneo, gli dico: sono di carne, non di pietra. Una carezza gli esce spontanea sul mio viso. Decidiamo per il tu e iniziamo una conversazione sul nostro lavoro. Mi presento come poetessa e lui come docente universitario di letteratura. Bene, dico io, un incontro più naturale e benefico non poteva avvenire. Sorride alle mie battute sempre pronte. Leggiamo la carta, i numerosi menù ci rendono quasi pensierosi. Optiamo per il pesce, a patto che non siano visibili le spine, e gli dico: solo le spine dei fossili non mi disturbano. La cena si svolge serena, con gesti e parole amichevoli. Prima di ritirarci nelle nostre stanze, gli faccio dono di un mio libro e ci scambiamo i numeri telefonici. Il nostro incontro finisce lì. Un convegno in un'isola gli farà interrompere la crociera. Circa un mese dopo dal ritorno a casa, alcune telefonate intercorrono tra noi, quasi sconosciuti.